Salve a tutti, sono Shine e oggi sono qui per parlarvi di un libro. Il libro di cui vi voglio parlare oggi è L'Alchimista di Paolo Coelho. Per chi non lo conoscesse, anche se mi sembra abbastanza strano, Paolo Coelho è un poeta e scrittore brasiliano. Questo libro, nello specifico, è stato pubblicato circa nel 1988, anzi senza circa, è stato pubblicato nel 1988 in Brasile e nel frattempo praticamente ha venduto milioni e milioni di copie, credo tipo 100 milioni di copie. Infatti, diciamo, Paulo Coelho è mega super famoso soprattutto per questo testo che lo ha reso particolarmente celebre. Praticamente dalla fine degli anni 80 Paulo Coelho ha scritto praticamente quasi un libro all'anno. Io non dico di averli letti tutti perché non è vero, anche perché praticamente negli ultimi, diciamo, 10 anni, non è anche, dai, magari sto esagerando, negli ultimi 5-6 anni non sono più proprio riuscita a stargli dietro. Poi ovviamente dipende anche dalla trama del libro, quindi sì, beh, comunque sono super mega reperibili in qualsiasi libreria. Comunque, detto questo, parliamo del libro. Non starò con il libro in mano come ho fatto l'altra volta perché mia sorella mi ha svelata. Comunque, vabbè, parliamo del libro. La trama del libro è, senza fare alcun tipo di spoiler, non vi preoccupate, la trama del libro è questa. Il protagonista della nostra storia è Santiago. Santiago è un ragazzo che a un certo punto della sua vita decide di abbandonare gli studi da seminarista, prendere tutte le sue cose e decide di voler realizzare il suo sogno. Il sogno della vita di Santiago, infatti, è quello di viaggiare. Nel frattempo però, con le sue belle pecore donate dal padre come, diciamo, moneta di scambio, quindi diciamo che Santiago diventa un vero e proprio pastore con le sue pecore. Durante la notte fa un sogno particolare. Nel sogno, infatti, lui si vede ai piedi di grandissime piramidi, delle grandissime piramidi egiziane, con un grandissimo tesoro tra le sue mani. Decide quindi di recarsi in Egitto alla scoperta di questo tesoro. Viene infatti convinto, ovviamente, viene convinto da un saggio che gli dice di non lasciare mai al caso i sogni che vengono fatti e di perseguire sempre, appunto, i propri obiettivi e, appunto, i propri sogni. Santiago quindi intraprenderà un vero e proprio viaggio che lo porterà ad attraversare dall'Andalusia, lo stretto di Gibilterra, Tangeri, fino ad arrivare all'Egitto. In Egitto dovrà affrontare l'attraversamento del deserto, arriverà a incontrare personaggi davvero molto particolari, incontrerà l'amore, incontrerà gli amicizie, incontrerà l'alchimista. Passerà attraverso diverse avventure per arrivare poi a raggiungere il suo scopo. E lo farà, diciamo, in maniera davvero, davvero, davvero rocambolesca, avventurosa, ma anche molto intimista e particolare. Sì, il libro è davvero, davvero qualcosa di profondo. Io l'ho letto, non dico tutto d'un fiato perché mentirei, non l'ho letto tutto in un giorno, ma l'ho letto in un paio di giorni. La scrittura di Paolo Coelho, se non la conosceste, è comunque una scrittura abbastanza semplice, abbastanza scorrevole, ed in questo caso comunque anche pur utilizzando dei termini, delle terminologie che sembrano specifiche, che sembrano comunque abbastanza appunto precise per l'argomento che sta trattando, non risulta assolutamente arduo dallo lettore la comprensione. Coelho decide di staccare in piccoli capitoli la storia, ma anche all'interno dei capitoli i vari paragrafi vengono suddivisi da degli spazi vuoti, senza scrittura, come se il lettore
dovesse respirare, prendere fiato per poter continuare la lettura. I temi fondamentali di questo libro sono sicuramente il viaggio, il sogno. Il viaggio non soltanto come viaggio materiale, cioè non è soltanto il viaggio che compie Santiago per raggiungere un luogo predestinato, un luogo che si prefigge di raggiungere, in questo caso l'Egitto, ma un viaggio che diventa un viaggio di formazione, un viaggio personale, un viaggio intimista, che permetterà al protagonista di crescere, grazie all'incontro anche di altri protagonisti, come ad esempio il mercante di vetri, che incontrerà nel suo cammino e che lo aiuterà tantissimo a capire che nella vita bisogna impegnarsi a fondo per riuscire a fare quello che si vuole e che soprattutto non bisogna mai arrendersi. Incontrerà l'inglese, uno studioso che lo accompagnerà insieme alla carovana che lo porterà attraversare il deserto, lo porterà a capire che cosa significa studiare, capire se stessi per cercare di capire veramente che cosa vogliamo fare. Il personaggio dell'alchimista vi farà capire che soltanto nel momento in cui noi riusciamo a interpretare tutti i segnali, tutti i simboli che il mondo ci lancia, allora noi riusciremo veramente a trovare noi stessi e a compiere quella che Coelho chiama la propria leggenda personale. Un altro personaggio che incontra Santiago nel suo cammino è Fatima, una ragazza araba che incontra quando arriva in un'oasi in mezzo al deserto, che le farà capire che l'amore si basa soprattutto su due principi: la pazienza e la forza. E riuscirà infatti ad insegnare a Santiago a vedere l'amore sotto un altro punto di vista. Questo libro io l'ho trovato davvero, davvero bellissimo. Io sono arrivata, diciamo, tardi, avevo già letto altro di Paolo Coelho. È veramente, diciamo che con Coelho ho un rapporto di odio e amore, perché in alcuni tratti, per alcuni testi, mi sembra eccessivamente, non lo so, forse il fatto di scrivere così tanti libri lo porta a essere un pochino ripetitivo. Sicuramente questo libro è da consigliare, è davvero fantastico, fa davvero riflettere. Io quando l'ho letto, alla fine della lettura sono rimasta talmente tanto influenzata e impressionata dal messaggio. Il messaggio è quello di non smettere mai di credere in se stessi, di perseguire i propri sogni. Lo possiamo fare soltanto non rinchiudendoci in uno spazio dove esistiamo soltanto noi, ma dobbiamo inserirci all'interno del mondo. L'anima del mondo, come la chiama Paolo Coelho, comunica con noi e ci permette di utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione, che comunque già se noi stessi possediamo, la nostra forza, la nostra pazienza, il nostro talento, la nostra volontà, per raggiungere un obiettivo. Questo libro, ecco, l'unica vera parola che riesce a racchiudere il significato di questo libro è che questo libro vi vuole dare qualcosa e qualcosa voi lo riceverete. Ti voglio leggere una citazione del libro che in questo periodo preciso della mia vita mi ha davvero aperto gli occhi. E quando tutti i giorni diventano uguali è perché non ci si accorge più delle cose belle che accadono nella vita ogni qualvolta il sole attraversa il cielo. Bene ragazzi, il video è finito, spero che questa recensione vi sia piaciuta e che vi abbia in qualche modo incuriosito nella lettura. Fatemi sapere nei commenti se avete letto il libro che cosa ne pensate, mettete un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ne volete vedere altri. Bene ragazzi, oggi vi ho fatto pure la citazione, quella proprio sofisticata, profonda, e non so quindi come chiudere il video, per cui ciao!